Buongiorno. Che cos'è il mito? Ci sono molte, come tutte le cose che riguardano gli esseri umani, si danno infinite interpretazioni. Cioè, il mito precede la religione e in fondo ha la stessa funzione. Cioè, immaginare qualcosa che sia per certi versi guida, indicazione del nostro essere umani. E quindi il mito è una forma di specchio deformato nel quale tentiamo di rappresentare noi stessi. E purtroppo non sempre nelle forme migliori, perché c'è scrittori, artisti che si rendono conto dei nostri limiti. La ricerca di una verità che ci riguarda, ma che non riusciamo bene a interpretare, accettare. Per esempio, quando Medea uccide i suoi figli per fare dispetto al marito, in odio al marito, ecco che anticipa di secoli quello che avviene oggi. Quando, se noi leggiamo i miti greci, riflettono una realtà che è tuttora presente nella società. Purtroppo la nostra società ha fatto degli enormi progressi sul piano della scienza e della tecnologia e degli enormi regressi sul piano umano. E i miti di oggi sono lì a ricordarcelo. Cioè, quando noi, per esempio, pensiamo che l'arte arriva a rappresentare lo sterco, il sangue, arriva a rappresentare la pornografia, cioè gli aspetti più degradati e degradanti degli esseri umani. Ora è chiaro che ciascuno è racchiuso nei propri limiti, nelle proprie capacità di capire, di affrontare la realtà. Quindi è inevitabile che ci si interroghi. Ma purtroppo spesso non ci si interroga al fatto. Oggi, in particolare, come abbiamo detto dell'arte, noi tendiamo a esaltare aspetti che sono deteriori, giustificandoli col fatto della nostra umanità. Siccome siamo esseri umani soggetti all'errore, noi, anziché tentare di contenere quantomeno queste nostre debolezze, capovolgiamo il significato e le esaltiamo. Quando Fabrizio D'André dice quelli che danno i consigli è perché non sono più in grado di dare il cattivo esempio, cioè è un'espressione di un cinismo ributtante, può essere vero. Può essere vero, ma il problema è sempre quello di riuscire a capire i limiti e non dare per scontate determinate situazioni. Cioè, il livello infimo della nostra società di oggi è data dall'arte, ripeto, se l'arte arriva ad esaltare lo sterco, orinatoi, pornografie, cose di questo genere, mi pare evidente, o almeno dovrebbe apparire evidente a tutti, il livello di degrado assoluto, a cui non può certo supplire, non può certo correggere, modificare l'ontologia di questa realtà artistica attraverso le parole, come si tenta di fare abitualmente. E queste elucubrazioni giustificative vengono accettate tranquillamente, vengono tranquillamente accettate. Quindi, oltre all'arte,
l'idea del degrado che abbiamo è proprio nei miti di oggi. Se noi guardiamo i miti di oggi, ci troviamo di fronte a null'altro che la esaltazione, non l'accettazione, sia ben chiaro, ma l'esaltazione degli aspetti peggiori degli esseri umani. Infatti i miti sono cantanti rock, drogati, omosessuali, gente che fa una vita disordinata, incongrua, ingiustificata, e noi giustifichiamo, diciamo, ha la tendenza aggressiva, eccetera, quasi che la trasgressività sia un dato positivo. Questo l'ho ripetuto molte volte. Non è così. Cioè, ci può essere una tolleranza, anche se sul termine di tolleranza io ho molte riserve, ne ho parlato in altre occasioni, perché implica un concetto di superiorità. Ma diciamo che possono essere accettate determinate debolezze umane che tutti noi abbiamo. Abbiamo dei limiti intellettivi, di conoscenza, di comportamenti, dei nostri vizi. Questo è un dato di fatto, ma proprio perché è un dato di fatto, l'esaltarlo come un qualcosa di positivo è la cosa più stupida che possiamo fare, ed è esattamente quello che facciamo. Perché quando noi indichiamo, per esempio, ai giovani determinati miti deteriori, è una forma diseducativa assolutamente poco accettabile. Cioè, in questi giorni, proprio ieri 23 febbraio 2019, è morta Marella Agnelli. Marella Agnelli, come sanno tutti, era la moglie di Gianni Agnelli. Ora, Gianni Agnelli era un personaggio cinico, narcisista, molto intelligente, che per una serie di circostanze, anche il suo fascino personale come individuo, aveva delle belle relazioni, delle grandi relazioni con una serie di soggetti. Marella Agnelli, come si sa, era una principessa napoletana, caracciolo, ed era però tra i due, da un punto di vista proprio di carattere, oserei dire, etico, anche se è una brutta parola, c'era un abisso. Marella Agnelli era estremamente riservata, molto gentile. A me capitava di incontrarla quando portavo a passeggio il cane al Colle della Maddalena a Torino. Lei aveva due o tre cani husky e capitava di scambiare due parole. Una persona assolutamente gradevole, estremamente di grande stile. E oggi che questa persona è morta, leggere quello che scrivono i giornali, quello che si vede in televisione, a me pare francamente rivoltante. Rivoltante intanto perché delle frasi senza senso: è morta una parte di un'epoca, ma cosa, quanto mai? Marella Agnelli era assolutamente riservata. Per fare un esempio, quando Andy Warhol gli fece il ritratto, Marella Agnelli non era affatto convinta di fare questo ritratto. Fu Gianni a insistere perché accettasse di farsi ritrarre. E lei alla fine, per amore, come sempre faceva, accettò, ma non era affatto entusiasta di questa cosa. Ecco, per dire, adesso leggiamo sui giornali di personaggi assolutamente mediocri, squallidi, che magari la società è piena di mediocri fortunati, di mediocri di successo, però non toglie che siano mediocri, i quali millantano conoscenze, giornaliste che più sgradevoli non potrebbero essere, intessano discorsi di mitologia intorno a Marella Agnelli. Tutte cose assolutamente ridicole e anche un po' tragiche, ecco, come sempre avviene nella vita, a cavallo tra il tragico e il ridicolo, no? E ci crea questa situazione, questo profluvio di celebrazioni che sicuramente Marella Agnelli non avrebbe gradito. Non avrebbe assolutamente gradito, e quindi la sua natura riservata
non accettava questo tipo di cose. Infatti anche nella vita sociale c'era sempre prevalentemente Gianni Agnelli in primo piano, no? Perché cito questo episodio d'attualità? Perché è la dimostrazione di come noi abbiamo un tremendo bisogno di miti e creiamo dei miti su cose di cui in realtà poi non conosciamo nulla. E quindi questi miti inventati sono doppiamente errati, prima di tutto perché non hanno una consistenza in un fondo minimo di realtà, e poi perché sono di livello banalizzante. Ecco, noi vogliamo fare mito in una persona che si è sottratta assolutamente a ogni forma di mitologia di se stessa, no? Cosa che invece non faceva Gianni Agnelli. Quindi questa cosa del mito e della realtà, quando noi leggiamo i miti greci, per esempio viene celebrato questo libro di Joyce, Ulisse, no? E viene paragonato appunto all'Ulisse di Omero, il che mi sembra una delle tante forzature di questa nostra epoca, che essendo vuota, cioè il logo si è esaurito nella tecnologia, si è esaurito nelle forme di banalità totale, no? Detto profluvio di romanzi al femminile, intimistici, che vorrebbero reinventare una parte della storia, e in realtà non reinventano nulla, presentano semplicemente la mediocrità contemporanea e ribattono sempre sugli stessi temi, cioè il sesso, il vizio, la tendenza e tutte queste cose che francamente non aiutano certo a migliorare noi stessi e soprattutto non ci aiutano a vivere una vita più passabilmente serena, diciamo così. Ecco, e questo è quanto. Mentre la mitologia, quando nacque, e precedette, come ho detto, la religione, era come una forma di riferimento fantastico per metterci in guardia intanto dalle nostre debolezze, l'Edipo, Antigone, eccetera, di metterci questi dibattiti tra il rispetto della legge e l'amore per la famiglia, tutte queste realtà mitologiche create, spesso non si sa neanche da chi, perché venivano fuori nelle forme più disparate, e avevano una funzione ben precisa nella società, cosa che oggi non è, o meglio, se c'è una qualche riferimento sociale è sicuramente di carattere negativo, dato il livello infimo dei miti contemporanei, che vengono creati prevalentemente da Sodoma, Hollywood, scritto rucoli di cronaca nera vengono esaltati da gruppi editoriali per ragioni di cassetta, per ragioni di vendita. Ecco, c'è questo inquinamento che coinvolge soprattutto la politica, ma anche prima ancora la cultura, di trapensiero e giustificazionismo perenne, questa tendenza a dire che in fondo siamo esseri umani con le nostre debolezze e dobbiamo accettarci per quello che siamo, il che è verissimo, ma questo non significa che non dovremmo cercare di sforzarci. Cioè, quando in questi ultimi tempi mi è caduto più di una volta di leggere al contrario questa famosa citazione di Oscar Wilde, so resistere a tutto fuorché le tentazioni, oggi bellamente, con cinismo che vuole essere anche magari anche spiritoso, e non lo è semplicemente ridicolo, dice non voglio resistere alle tentazioni, no, soprattutto alle tentazioni non voglio resistere. Ecco, questa forma di cinismo è banale, cioè dà la misura umana verso la quale stiamo degradando. E a me non pare un buon sintomo. E infatti tutti gli aspetti della società, se li vogliamo vedere, non ci facciamo distrarre
dalle menzogne che raccontano i media e anche letteratura e cultura, se noi vogliamo vedere davvero la società, ecco, forse qualche piccolo cenno di allarme si profilerebbe, ma questo non avviene perché forse non abbiamo, tra le altre cose, non abbiamo più un senso critico, o meglio, l'abbiamo deformato, e appare una critica soltanto quando coinvolge interessi diretti, ma non c'è una visione vera di una società che è veramente ridotta piuttosto male. Chiudo qui, lascio a voi queste mie riflessioni per quello che valgono e ciascuno, come sempre, trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.